Buongiorno. I am asked to speak in English. Mi hanno chiesto di parlare in inglese. Not in French. Non in francese. Spero che mi sentiate perché sono un po' raffreddato. Verona. Sono raffreddato qui a Verona. La neutralità riguardo alle convinzioni religiose o non religiose del paziente è un principio fondamentale etico e tecnico della psicanalisi. L'applicazione di questo principio è molto difficile, ma le idee e i sentimenti religiosi, non solo la sessualità, gli interessi professionali e le relazioni familiari, dovrebbero essere svincolate da una cura psicanalitica. Un congresso sulla psicanalisi e la religione così ha un grande interesse teoretico e clinico. L'interesse clinico della questione sorpassa gli immediati problemi riguardo la pratica analitica, poiché è come metodo di terapia, come un insieme di teoria, Freud era convinto di dover studiare anche la civiltà. E la civiltà, dice Freud, è il fattore più complesso, la religione è il fattore più complicato della civiltà. La questione fondamentale per Freud è che l'uomo è un uomo di istinti, un insieme alla lingua. Freud non usa la parola instinct perché appartiene alla fisiologia, ma usa trieb perché dall'inizio la distinzione è già nella religione e in questo senso non ci sono veri istinti nell'uomo, dice Freud, nella persona umana. Sono già penetrati dalla civiltà, già dall'inizio. Così adesso mentre io uso istinti, state attenti al significato che Freud dà a questa parola. Freud ha scoperto, fu un genio che scoprì la realtà psichica dell'uomo. La realtà psichica che è fra la fisiologia e la ragione come una logica computazionale. Freud ha elaborato i concetti per pensare e osservare queste realtà, la realtà psichica dell'uomo, che sarà sempre discussa. È più facile pensare razionalmente, pensare all'uomo come essere razionale più che fisiologico, ma pensare alla realtà psicologica è sempre molto difficile. Così io mi riferirò sempre a Freud, perché è il fondatore dei concetti fondamentali della realtà psichica dell'uomo. Considererò la psicanalisi e la religione, e lo farò in questo senso. Considererò Freud, le maggiori opere di Freud sulla religione, considererò la psicanalisi dal punto di vista della religione. Personalmente sono un credente, non ho problemi a discutere la psicanalisi e la religione. Le due maggiori opere, sottolineo desiderio e colpa. L'idea di Freud è poiché l'uomo è una realtà psichica,
Lui può essere ammalato nella sfera della psiche. Malattia psichica è molto particolare, è tipicamente umana. Ha a che fare con il desiderio e la colpa. Le prime pubblicazioni di Freud sulla religione sono sulle principali componenti dell'uomo, desiderio e la colpa. Dottor Denardi ha richiamato che la maggiore opera di Freud è Il futuro di un'illusione, ma io vorrei richiamare l'attenzione su questo. Così come Platone, Agostino, Tommaso d'Aquino, Freud è interessato soprattutto nel desiderio. Se l'uomo è religioso, è per il desiderio. Il desiderio può creare le illusioni. E questa è la questione fondamentale per Freud sulla religione. È molto interessante vedere come lavora col desiderio. Conoscete le idee di quest'opera che adesso io scorrerò velocemente. Freud non usa la parola desiderio, usa la parola Wunsch, perché in tedesco non ha lo stesso significato fondamentale che ha in inglese, francese o in italiano desiderio. Begiert in tedesco, non c'è una parola in tedesco per questo vecchio significato ontologico. Wünsche in inglese è desiderio determinato dalle esperienze ed è interessante perché le prime esperienze di un bambino, dell'attenzione dei genitori, quando il bambino è da solo, non ha aiuti, significa che un adulto che ha a che fare con le sofferenze fondamentali, i pericoli, le malattie, le catastrofi, le ostilità, la morte, non può affrontarli, il suo desiderio non può affrontarli con queste difficoltà fondamentali. E allora Freud dice che lui richiama spontaneamente la prima esperienza della sua vita, che c'è stata una persona ad aiutarlo. E come adulto crea un'idea di un padre che è onnipotente, grande, così com'è la natura e il cosmo. Crea l'idea di un Dio onnipotente, paterno. E questo è quello che è l'illusione. Perché è un'illusione? E Freud dice non è una disillusione, una delusione, perché non è patologica, non è una patologia psicotica che non riconosce la realtà data. E Freud aggiunge questa osservazione molto interessante dal punto di vista della filosofia, che la religione può essere vera. Per un filosofo può essere vera. È una strana osservazione. Freud non lo pensa, perché le persone primitive erano religiose. È molto interessante. E Freud dice allora che quando le persone ascoltano la soffice voce della ragione, abbandoneranno tutta questa illusione. God e Dio è illusione di desiderio. Capite il significato? Perché è fondamentale? La religione è creata dal desiderio degli uomini. Lui lo specifica. Così non si può dire, come alcuni psicologi, che citando Winnicott
si possa dare un significato positivo alla parola illusione. Non è vero. Nessuno può dire credo in Dio l'illusione del mio desiderio. È fare un'apologia dell'illusione contro il suo stesso significato. Sicuramente. Le idee di Freud spiegano in parte il declino della religione, poiché noi sappiamo che per i credenti ebrei e cristiani l'idea che Dio fosse onnipotente, il Signore del cosmo, del tempo, della terra, Dio come buon padre aiuta le persone che lo pregano quando sono in difficoltà. E voi sapete che Tommaso d'Aquino e Sant'Agostino erano geni, ma loro credevano spontaneamente in queste idee che per noi sono fantastiche, che la vita umana iniziò in un giardino lussureggiante e accogliente del paradiso terrestre e che gli uomini avevano corpi invulnerabili. Noi non possiamo più pensare queste cose. Tommaso d'Aquino e Agostino potevano pensarlo ed erano geni. Vedete come il contesto scientifico cambia. Spero di non scandalizzarvi. Ma era anche impossibile per Tommaso d'Aquino e per tutti i padri della Chiesa esaminare criticamente i testi del Vangelo. Che raccontavano questi impressionanti miracoli, per esempio Gesù che cammina sulle acque come un Dio trionfante o che resuscita Lazzaro dalla morte. Non avevano gli strumenti scientifici per analizzare criticamente i testi. L'idea di Einstein che Dio non gioca con i dadi. C'è una struttura nel mondo e Dio non l'ha cambiata. Questa è una posizione della scienza moderna. Quello che Freud ha fatto è mostrare come ci sia una fondazione psichica per tutto questo. La collaborazione tra menti critiche e interpretazione psicanalitica di questo tipo di desideri religiosi. Penso che Freud abbia illuminato la formazione psicologica del desiderio. Ma ora insisterei su questo. Freud mostra chiaramente anche che il desiderio umano è collegato con il credere in una persona. E questo è molto importante dal punto di vista clinico, al di fuori della religione. Il desiderio umano è anche intrinsecamente formato per il credere in un'altra persona. E questo si ricollega anche al matrimonio come forma di credere profondamente in un'altra persona senza l'aspetto sessuale. Così è molto importante. Personalmente mi applicherei l'analisi di Freud non solo a queste credenze premoderne riguardo a queste storie miracolose, ma anche ad alcune forme di misticismo. Misticismo isterico, che nel Medioevo era creduto come autentico misticismo. Lo applicherei
nel futuro del desiderio, anche per quello che sono chiamate le apparizioni della Vergine Maria. Io credo che siano veramente creazione del desiderio umano. Ma sicuramente in Freud c'è un grande aiuto a fare la distinzione, se si paragonano il misticismo isterico con il misticismo autentico. Per esempio di Teresa di Avila si vede l'immensa differenza e la psicanalisi aiuta a qualificare tutto questo, tutti questi fenomeni in religione. Se si guarda il libro Il futuro di un'illusione, applica alla religione il principio fondamentale che Freud ha elaborato nel suo iniziale lavoro sui sogni. Sogni come realizzazione del desiderio. Freud lo applica anche alla religione. Ed è interessante. Quando il desiderio diventa illusione. Quando l'idea del desiderio diventa illusione. Nell'esperienza clinica l'avete visto, nella relazione tra uomo e donna, genitori e bambini, c'è sempre nella religione. Ma bisogna vederlo che l'essere fondamentale dell'uomo è un essere del desiderio. 3 anni dopo, nel 1930, Freud scrive l'opera pessimista Il futuro di un'illusione è molto ottimistico, razionalistico. Il futuro dell'umanità è aiutato dallo sviluppo della religione. Nel 1930 scrive La civiltà, Civilization and its Discontents, e la tesi di questo libro è radicalmente pessimista. La religione, così come la civilizzazione, prova invano a impadronirsi, a dominare la fondamentale aggressività dalla colpa collettiva prodotta dalla aggressività degli uomini. E la religione non riesce a dominare questa aggressività, fondamentale aggressività umana. Nemmeno la religione può. Non riesce a gestirla. Perché questo rovesciamento nelle concezioni di Freud sulla concezione della religione e della civiltà? Se osserviamo quale odio sorge nel mondo, perché questo rovesciamento radicale? Non posso qui considerare tutte le idee di Freud, ma Freud introdusse nel 1920 un nuovo concetto precisamente per spiegare questa aggressività e odio radicale dell'uomo, l'istinto di morte che si oppone alla libido. Non posso affrontarlo completamente, io stesso non posso accettare questo concetto di Freud, ma apprezzo la concezione di Freud di un fattore negativo fondamentale che opera nella psiche, e questo fattore negativo è radicalmente diverso dall'istinto sessuale, dall'aggressività della vita normale. È veramente un fattore radicalmente diverso che non ha niente a che fare col piacere sadistico.
non è assolutamente fondamentale, è un fattore distruttivo nell'umanità, altrimenti non si può spiegare quello che si osserva. Questo fattore negativo, dice Freud, fa la sua opera distruttiva nella psicosi, nella schizofrenia. Nel suo testo sulla negazione lui lo mostra e si può discutere. C'è un fattore che fa in modo che il desiderio umano non venga mai soddisfatto, sia lasciato aperto. Quello che è interessante nel libro di Freud del 1930 è che lui presenta un'immagine radicalmente diversa del padre rispetto al futuro di un'illusione. Il padre amorevole, che protegge, che provvede. Nel 1930 Freud riprende un'altra idea del padre che aveva già proposto quando aveva coniato quello che aveva chiamato il complesso di Edipo, l'idea del complesso edipico che è presente in tutte le neurosi, in tutte le patologie, anche nelle psicosi, la paranoia. È il padre che è l'odiato rivale riguardo al desiderio per la madre come oggetto sessuale. Ed è fondamentale in Freud, non si può non considerarlo, non considerare quest'idea. Il bambino è inserito nella famiglia, la libido lo spinge verso la madre, intesa come oggetto sessuale, deve confrontarsi col padre come nemico, un odiato nemico. E Freud l'elabora con l'idea dell'istinto di morte, distruttivo, un istinto distruttivo, e dà nuova forza all'odio per il padre. Si può essere ottimisti, ma io apprezzo l'attenzione di Freud per la realtà del male, che va contro la razionalità ottimistica ingenua. Freud vede chiaramente che la religione, almeno la religione biblica, ha a che fare con quella realtà che Kant chiama l'enigma del male radicale. E Freud apprezza la religione come una visione, è conscia di questa visione dell'umanità. E quando introduce l'istinto di morte, prova a spiegare tramite la natura umana questa umanità maligna radicale. Per lui è un problema importante, più dell'illusione del desiderio. Ora io farò una domanda. Se avete esperienza clinica, se avete esperienze familiari, potete tacere questa antinomia? La madre, il rivale ostile che il bambino vuole uccidere. Si può chiudere il padre in questa antinomia? Si può comprendere il Dio biblico in questa antinomia? Questa è la domanda fondamentale. Il Dio biblico è il padre dell'illusione dei desideri preedipici? Il Dio biblico è il cattivo nemico dell'umanità? Ma qui, di nuovo, sottolineerei quello che la religione impara dalla psicanalisi. Contrariamente dall'ottimismo religioso,
e con qualche tendenza contemporanea a ridurre la religione a una disposizione morale di carità, o un vago misticismo, un vago senso del sacro, io apprezzo la visione di Freud della religione simile alla religione biblica quando lui riconosce l'enigma del male distruttivo nell'umanità. Comunque, quando la teologia cristiana sottolinea troppo esclusivamente il peccato e la redenzione dal peccato, quando la teologia cristiana riduce la funzione di Cristo al sacrificio redentivo per i peccati umani, come io ho visto presenti in molti testi della cristianità, allora io applicherei l'analisi di Freud della In Civilization and Its Discontents. Appartiene alla logica della colpa, dice Freud, che risulta dalla repressione dell'istinto di morte. Non dimentichiamolo, l'istinto di morte produce la colpa. L'uomo deve affrontare la coscienza della morte e tenta di liberarsi di questi sentimenti con un rituale espiatorio. Quando alcuna teologia cattolica e anche protestante, seguendo Sant'Anselmo, disse che Dio richiedeva la morte sacrificale di suo figlio come riparazione per il disonore causato a lui dal peccato umano, questa teologia trasferisce veramente nella religione l'idea di Dio Padre, la barbara idea di Dio Padre, che Freud analizza in Civilization and Its Discontents. È un Dio morboso. Ed è tipico, Freud ha anche l'impressione dell'analisi delle psicosi del presidente Schreber. Poi c'è il lavoro dei fantasmi riguardo al padre e riguardo a Dio. È il Dio della Bibbia. Io non posso discutere personalmente in maniera sufficiente. Forse la realtà in qualche morbida fantasia dell'umanità. Tracerò una conclusione, dirò che la psicanalisi, la psicologia può penetrare la religione. E quello che è tipico, e questa è la scoperta geniale di Freud, i sintomi, per esempio, nel contesto appena discusso, allo stesso tempo qui esprimendo l'odio dell'istinto di morte, gli istinti sono sintomi complessi, è molto difficile per la ragione capirlo, se si ha una discussione con i medici o filosofi che sono ostili alla psicanalisi è perché non capiscono quella realtà complessa dei sintomi patologici. Penso che Freud ci abbia aiutato a capire come possa essere presente nei modi di vivere la religione. Può essere presente nella sessualità, perché non nella religione? Può essere presente nelle patologie, in tutto ciò che è umano. Questa è la scoperta geniale di Freud, della psicanalisi. Perché non nella religione, allora? Così io non ho problemi ad accettarlo.
I think penso quanto riguarda l'istinto di morte, perché questa negatività nell'umanità? Questa è la domanda su cui dobbiamo pensare. Perché questa negatività? Io penso personalmente che il fattore negativo, che può essere distruttivo, provenga non dall'istinto, non dalla biologia, ma da quello che è tipicamente umano, il linguaggio insieme ai processi di pensiero. Non ci sarebbe una tale negatività se l'uomo non fosse un essere linguistico. E come dice Wittgenstein, il fondamento elementare e l'elemento fondamentale del linguaggio è la capacità di negare, di dire no. E da bambino, si può vedere nei bambini, la prima personalità, il primo sviluppo della personalità è dire no. Ed è una necessità, e dire no, quando è unito al desiderio, diventa un odio fondamentale. E questo è il problema, è difficile chiarificarlo completamente. Ma adesso io andrò al secondo punto positivo. Considererò, come è stato detto e come è il titolo della mia relazione, Freud scoprì che la parola personale ha la capacità di curare. E qui si vede di nuovo una similitudine con la religione. Spiegherò, prima di tutto, molto velocemente, perché la psicanalisi sfida la razionalità filosofica e il positivismo scientifico e medico. Cos'è la difficoltà? La difficoltà è nel pensare che la psicanalisi ha fiducia il potere curante della parola personale. Cosa si fa come psicanalista? Si ascolta, si interpreta. Non direi che si spiega. Spiegando non si cura una persona. Lui deve curarsi da solo. E questa è la pratica della psicanalisi. Portare la persona gradualmente a dire tutto seguendo il principio della verità. Recentemente psicologi che erano molto ostili hanno ammesso che la parola può essere autocurante, autocurativa. E questa è la grande scoperta. Sicuramente questo richiede un processo di associazioni libere, perché la parola personale, andando dal passato al presente, sapete se avete esperienza, e cosa si scopre se si applica la psicanalisi? Prima che le persone ne sono felici di parlare, e dopo un po' di tempo la cura è difficile. Loro resistono e diventa doloroso parlare. È un momento difficile, sempre. Così come nelle conversioni religiose. Dopo momenti difficili, dopo momenti felici ci sono momenti difficili. Cosa sono queste resistenze? Sicuramente riprendo quello che ho detto. In Il futuro di un'illusione c'è un'esperienza, una grande esperienza che è riservata, profonda nella storia personale, con gli investimenti, gli affetti libidici. Dobbiamo staccarci
da questi. E noi siamo attaccati a cose che ci fanno soffrire. Non è sadismo, non è masochismo, è la formazione molto complessa dei sintomi. Noi siamo attaccati a cose che inconsciamente ci fanno soffrire. E noi dobbiamo staccarci. E questa è l'idea di Freud. L'ego, solo l'ego si può staccare, può effettuare questo distacco. Questa è la sublimazione. L'ego lo deve fare da solo, lo deve fare l'ego stesso. In questo senso la psicanalisi sfida la mente razionale che crede nella successione di causa-effetto, largamente diffusa attraverso i mass media. Il positivismo prevalente delle nostre idee disturba la tendenza a cercare la cura e gli stati d'animo positivi. Le droghe non richiedono questo lavoro personale psicologico, questa fatica. Si possono avere le droghe per curare in America, per ottenere un felice misticismo senza dolore. Qui c'è un conflitto con il positivismo, con il diffuso positivismo, e perciò la psicanalisi sarà sempre, credo, nel futuro in difficoltà, perché richiede un coinvolgimento personale che è doloroso. Sicuramente non dovremmo rifiutare le droghe quando sono necessarie. E a volte lo osservo a Washington e lo trovo stupido che non usino le droghe in caso di depressione. Una persona depressa non può fare questo lavoro di autocura, ma la depressione non si sostituisce ad altri sentimenti e con le psicosi non si può fare senza l'aiuto delle droghe. Quindi non si dovrebbe idealizzare il potere del lavoro. In questo contesto, vorrei tornare alla questione del padre. La parola attaccamento che ho usato può ingannarci, perché gli psicanalisti, seguendo Spitz, Bowlby e altri, hanno riconosciuto l'importanza dell'attaccamento del bambino alla madre e qualche volta nella psicanalisi contemporanea l'attaccamento è identificato con la relazione con l'oggetto. E qui giungo alla questione del padre. Non è un attaccamento specifico del bambino e bambina al padre. Cos'è questo attaccamento? Anche prima del complesso edipico, l'attaccamento consiste nella trasformazione specifica della libido attraverso la parola personale. Il bambino e l'adolescente poi si aspetta dal padre che cosa? Che lui effettivamente nel modo di comportarsi, di ascoltare, di parlare, riconosca il bambino come tale, come suo bambino. C'è una unione naturale, biologica, psicologica con la madre. Il padre invece deve prendere l'iniziativa di riconoscere e dirlo al figlio. Questo è molto specifico dell'attaccamento. Freud il desiderio del bambino
è che il padre lo riconosca. No, che non dica mio padre non mi ha riconosciuto come persona. Lo riconosce giuridicamente ma non affettivamente. Questa è la ricerca. In relazione al complesso edipico dirò che il bambino desidera che il padre mostri di amare sua moglie. Il bambino è felice quando sente il conflitto tra la madre e il padre. Così il padre non è il rivale del bambino. È completamente falso. Freud pensa, secondo il modello della patologia, applicherei. Avete un elemento che è molto simile al Dio della Bibbia. Parlerò qui essenzialmente della religione biblica quando parlo di religione. Non è il contesto della religione biblica, ebraica e cristiana, che la psicanalisi, che la psicanalisi prende in considerazione, non le religioni mitiche indiane, non buddista. È tipico in questa civiltà dove la persona ha un'importanza centrale. Questo è il fatto. Così non si può parlare di religione in generale. Se si parla di religione si deve parlare di una religione precisa. Ci sono religioni e quella biblica è monoteista. Freud dice che non si può fallire, non si può non riconoscere questo fatto. Così sono molto chiaro per quanto riguarda questo. Che cos'è essenziale con l'idea del Dio Padre? Mi limiterò a riferirmi ai primi testi cristiani, che sono un'applicazione a quello che noi chiamiamo resurrezione. Quando Dio richiama Gesù dalla morte, a quell'atto di risveglio di Gesù, di risveglio alla vita e alla glorificazione di Gesù, si applica. Yahweh disse a me: tu sei mio figlio. Questo è il riconoscimento. Ti ho generato. Il padre prende l'iniziativa, lo riconosce ed è fondamentale per i cristiani. E se noi possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, questo è il tipo di riconoscimento da parte del padre. Il padre si dichiara padre, non c'è un collegamento naturale con il padre. Culturalmente, anche nella cultura romana, il padre è colui che riconosce giuridicamente e psicologicamente. Si rende padre. Il padre risveglia il desiderio tramite la sua parola. E dovete riconsiderare l'idea di desiderio di Freud. Bene, signore, il tempo è finito, devo concludere. 5 minuti. Limiterò 5 minuti. C'è un terzo punto fondamentale, molto velocemente. Vedo un altro tipo di similitudine. Io non sono un apologo. Quando io stesso faccio psicanalisi, non cerco di convertire le persone se non sono credenti.
Sarebbe strano, sia per la religione che per la psicanalisi. Così potete stare essere tranquilli. Mi irrita tutto questo tipo di psicologia apologetica. Io posso capire i cristiani che erano ostili a Freud perché li criticava. Esprimeva tali idee. È interessante, non posso svilupparlo, ma lo vedremo. Perché i cristiani, cosa fecero i psichiatri cattolici, non protestanti? Perché i cattolici qualche volta hanno un'attitudine positiva verso Jung? Perché Jung disse che Dio appartiene alla sfera dell'inconscio. Dio è un archetipo che è innato nella psiche umana. E i cattolici hanno trovato qui una conferma dell'idea, antica idea agostiniana, che l'uomo è naturalmente religioso, è orientato verso Dio. Sono tutte idee filosofiche che attraversano tutta l'idea, tutta la storia. Insegnavano nella psicologia di Jung e nella sua opposizione a Freud si poteva trovare la fondazione psicologica per questa idea filosofica, psicologica. Penso che Jung sia un agnostico. Ma ora, sottolineerei, sono convinto di questo, che religione aiuta le persone, come tutto ciò che è tipicamente umano, la sessualità, la religione, la passione, può diventare morbida, ma è fondamentale e in sviluppo. Tutto ciò che è tipicamente umano, anche la colpa, la sessualità, può trovare il suo posto nella psicopatologia. Quello non si dovrebbe opporre al riconoscimento che la religione dà alla maggior parte delle persone, una fiducia fondamentale nella vita. Li aiuta a rinunciare alla megalomania, alle aspettative megalomani, li aiuta ad avere a che fare con la coscienza della colpa, e in questo senso ha una virtù terapeutica, e quindi prima la religione, prima dei tempi moderni, era usata per curare le persone. Ora, per questo motivo, potete fare, come gli americani lo fanno con molta ricerca empirica. Tutte le persone che hanno a che fare che condividono la liturgia e reagiscono meglio alla depressione. Loro si curano più velocemente. È stato osservato in America. Questo può essere perché la religione dà un certo dinamismo spirituale, ma, e questa sarà la mia conclusione, in casi psichiatrici è importante che le persone possano condividere la gioia della religione, la liturgia, che è il luogo della natura, il dovere,
appartiene alla salute di ogni persona, così come la poesia metaforica appartiene alla sfera dell'amore umano. Ma rendere la religione sottoposta per usi terapeutici, per la salute mentale, questo uso funzionalistico della religione è una perversione della religione. E sarebbe il peggiore modo di rendere la religione un'illusione del desiderio. Gli psicologi oggi che sottolineano l'utilità della religione, a questi psicologi richiamerei le parole di Gesù Cristo: cerca prima il regno di Dio e il resto ti sarà dato in più. Non cercare altro. Ed è anche il principio della cura psicanalitica. Quando una persona inizia la sua cura psicanalitica, non dovrebbe essere consciamente preoccupato di essere col desiderio di essere curato. La cura gli sarà data in più, se non la cerca esplicitamente. Grazie.